non sei il tuo lavoro, ammonisce Tyler Durden nel romanzo Fight Club. E in certi casi la tenue distinzione tra professionista e amatore rivela tutto il suo carattere convenzionale, inadatta a spiegare nei particolari il talento e la dedizione. Perché di gelosia io sto. Per lavoro Maria si occupa degli impianti sportivi della città, ma la sua interpretazione di Ipocrisia, cavallo di battaglia di Angela Luce, racconta di una passione per il canto spiegato e chissà quante altre vite. Quando nascette Luparella, s'arrotaiono tutti i vasci rucchi. Ma come? Se fanno i figli senza padre? E ti perdi dentro un cinema a sognare. Sono una quindicina i lavoratori del comune di Napoli che il 13 aprile si sono presentati sulle impegnative tavole del San Ferdinando, nel mini festival Donne in Comune, con frammenti di musica e di teatro. Un'iniziativa promossa dall'assessorato alle pari opportunità. Scusate, ma che dice mia figlia non serve. Senza l'ordine di mio marito, io non metto nessuna bimba, ve ne potete andare. Una rassegna di dilettanti, ha ripetuto più volte la conduttrice Serena Amabile, lasciando intendere che l'aggettivo spiega sì lo spirito leggero della partecipazione, ma non l'insospettabile qualità di alcune performance. Si è affacciato postano il balcone, con la rosa la vista via, quei cardiva dalla notte stuna, priest in vietto mai la completamento anche di una serie di iniziative partite con l'8 marzo. Il ruolo delle donne è fondamentale in generale, ma nella nostra città in particolare, nella nostra amministrazione c'è grande attività femminile. Il Teatro San Ferdinando, donato nel 1996 da Luca De Filippo al Comune di Napoli, ospiterà nei prossimi mesi alcuni atelier territoriali di teatro per i ragazzi e le mamme del quartiere. Questa è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto io e l'assessore alla cultura di Nocera. Finalmente una scuola della drammaturgia, un laboratorio per i giovani, il teatro nel territorio, nel cuore di Napoli, perché abbiamo bisogno di preservare e consolidare il teatro della nostra città. La cultura non significa solo ricordo, ma significa anche progettare il futuro. Lo vogliamo fare con i giovani, quindi siamo molto contenti di partire proprio dal Teatro Stabile, la nostra città.